Prepariamo il rotolo al cacao con farcia al mascarpone e caffè. Per il rotolo abbiamo bisogno di 140 g di farina 00, 5 uova, 110 g di zucchero semolato, 40 g di cacao, un pizzico di sale, un cucchiaino raso di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Per la farcia abbiamo bisogno di 250 g di mascarpone, 4 cucchiai colmi di caffè solubile, 150 ml di panna da montare zuccherata o non e 25 g di zucchero a velo. Prepariamo prima la crema. Prendiamo la panna fredda e la montiamo ben ferma con lo zucchero a velo, con l'aiuto di uno sbattitore elettrico. Quando abbiamo montato la panna a neve ben ferma, la teniamo da parte. Nel mentre prendiamo il caffè, lo diluiamo con un goccio di acqua e lo facciamo sciogliere bene. Quando abbiamo sciolto bene il caffè, lo trasferiamo in una terrina insieme al mascarpone e lavoriamo bene. Quando il caffè e il mascarpone si sono ben uniti, con l'aiuto di una spatola, aggiungiamo piano piano la panna. Mescoliamo con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Una volta pronta la crema, la teniamo in frigorifero fino al momento di farcire il rotolo. Iniziamo ora la preparazione del rotolo. Mettiamo le 5 uova nella planetaria o in una ciotola per lavorare con le fruste elettriche, insieme allo zucchero, e facciamo lavorare finché l'impasto non risulterà chiaro e spumoso. Mentre il composto lavora, aggiungiamo la vaniglia. Quando l'impasto è ben lavorato, lo togliamo dalla planetaria e aggiungiamo la farina con l'aiuto di una spatola per evitare di far smontare troppo il composto. Alla farina aggiungiamo un cucchiaio raso di lievito per dolci e il pizzico di sale. La farina io l'ho già setacciata. A questo punto aggiungiamo piano piano al composto delle uova. E mescoliamo con dei movimenti delicati dal basso verso l'alto. Quando la farina sarà stata tutta incorporata, aggiungiamo il cacao piano piano. Il composto perderà un po' il suo volume, ma è normale. Il cacao incorporato, vedrete che l'impasto avrà perso il suo volume. Lo versiamo in una teglia foderata con carta forno bagnata e strizzata per far sì che il rotolo rimarrà morbido. Lo versiamo e lo livelliamo per bene. Una volta che lo abbiamo livellato, lo mettiamo in forno già caldo a 180 gradi per 10 minuti. Quando il nostro rotolo è cotto, lo tiriamo fuori dal forno e ci mettiamo subito un pezzo di carta forno bagnato e strizzato. Lo trasferiamo sul piano di lavoro. Lo arrotoliamo. Una volta arrotolato, lo mettiamo in uno strofinaccio da cucina e lo stringiamo bene e lo riponiamo in frigo fino a che non è ben freddo. Una volta che il rotolo si è freddato, lo srotoliamo e lo facciamo con la nostra crema. Messa la crema e lasciato un bordino per non far uscire la crema quando la rotoliamo, lo riarrotoliamo. Arrotolato, rifiniamo le estremità e all'interno si presenterà così. Lo rimettiamo in frigo per un'ora, prima di servirlo lo tiriamo fuori una decina di minuti prima. Che è rimasto in frigo per un'ora, lo possiamo decorare con del cioccolato bianco creando delle strisce. Eccolo pronto.